Oggi facciamo colazione in italiano lento. Andiamo. Non qui. Come qui? Al bar. Sono ancora in pigiama. Oh. Mi faccio la doccia. Non la doccia lenta, per favore. Katie, sei pronta? Ho fame. Andiamo. Mi trucco e arrivo. Matteo si arrabbia facilmente quando ha fame. Come si dice hungry in italiano? Matteo. Katie, hai finito? Andiamo. Eccomi. La giacca. Vado ad ordinare. Cosa prendi? Una brioche al pistacchio, ma se non c'è, una brioche alla crema e un cappuccino. Ok, io invece prendo una spremuta, la brioche vegana e un caffè. Fa freddo. Ma infatti, perché siamo fuori? Perché dentro tutti i tavoli sono occupati. Buone, appena sfornate. Allora, c'è il caffè. La brioche che è vegana, ma non perché sono vegano, ma perché sono intollerante al latte. Quindi nella vegana non c'è il burro. La spremuta, questa è un'eccezione. Di solito la spremuta la prendo solo quando faccio sport come premio. Questa volta niente sport, ma non fa niente. Invece la brioche tutte le mattine. Invece la brioche tutte le mattine, certo. Un premio. Il premio per essermi svegliato. Io di solito mangio lo yogurt, ma oggi mangio la brioche ancora calda perché è sabato. Il fine settimana mangiamo la brioche. Tu, perché io la mangio tutti i giorni. Poi il cappuccino. Qui il cappuccino è molto buono. Il proprietario, Franco, fa un cappuccino eccezionale. Ciao Franco, grazie. Prendo il caffè sempre amaro, quindi senza zucchero. Anche io prendo il cappuccino senza zucchero. Amari, siamo amari, come la vita. Matteo e Katie fanno colazione? No, aspetta un attimo, questa è la mia parte e poi Brody non parla così. Va bene. Quindi, oggi abbiamo sentito tante parole utili per parlare della colazione in italiano. Ma le avete segnate tutte? Non vi preoccupate, basta essere membri della comunità Easy Italian per ricevere con questa puntata il vocabolario e gli esercizi per
ripassare tutte le parole che abbiamo usato in puntata. In più riceverete anche audio, video con e senza sottotitoli e l'accesso al Grammar Bank. Mi raccomando, diventate anche voi membri della comunità Easy Italian. Per saperne di più cliccate il link in descrizione. Qui a Milano e nel nord Italia ci può lì? Dobbiamo girare un video. Devi aspettare. Qui a Milano questo si chiama brioche. A Napoli invece si chiama cornetto. Cosa succede a Napoli se chiedi una brioche? Ti danno una, un dolce simile ma con una pasta molto più densa e dolce e soffice, e di solito sono tonde con un bottone sopra. Quindi è un'altra cosa. Sì, è un'altra cosa. Ma possiamo mangiare adesso? Matteo si arrabbia facilmente quando ha fame. Non mi arrabbio, sono solo un po' più nervoso. Sì, mangiamo. Ah. Buon appetito. In italiano questo si chiama un caffè. È piccolo piccolo. Abbiamo finito tutto. Il cappuccino, le brioche, la spremuta d'arancia e il caffè espresso. Ora andiamo a pagare. Ora vado a pagare. Ok, fatto, pagato. Quanto hai pagato? Ho pagato 8 euro, mi sembra, per tutto. Di solito in Italia il caffè e la brioche o il cornetto sono molto economici, mentre la spremuta d'arancia è un po' più cara. Sono molto contento della mia colazione oggi. E voi? Avete fatto colazione? Cosa avete mangiato? Cosa avete bevuto? Scrivetelo nei commenti. È sabato mattina, quindi andiamo al mercato e poi forse pranziamo con i nostri amici. Ma ho ancora fame. Andiamo prima a fare un'altra colazione. Ancora?